Nell'intervista a Verissimo, che andrà in onda oggi su Canale 5, Fabrizio Corona parlerà ancora del suo rapporto con Silvia Provvedi, l'ex fidanzata attualmente concorrente del Grande Fratello VIP 2018. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, lo scorso 22 settembre, lo showman aveva espresso pesanti critiche verso la cantante, accusandola persino di avere facilitato un furto a casa sua. Una tesi che poi è stata smentita dai fatti, motivo per cui Corona ha fatto poi ingresso nella casa di Cinecittà, in tale occasione si è scusato per le sue parole e ha chiesto a Silvia di essere amici. La proposta è stata rigettata, con la giovane per nulla disposta a fare un passo indietro. Ma nonostante lei non voglia tornare indietro sui suoi passi, il fantasma di Corona aleggia costantemente nella sua attuale esperienza televisiva. Solo qualche ora fa, infatti, la gemella delle Donatella ha subito i pesanti rimproveri di Alessandro Cecchi Paone, sei stata sui giornali per una vita. Sei un esempio sbagliato. Non si sta per anni con uno dei peggiori uomini rappresentativi di questo paese. Fabrizio Corona è il peggiore esempio per i giovani italiani e tu ci sei stata fidanzata. Punto le scuse non accettate. Punto Fabrizio Corona ha cambiato più volte la versione dei fatti riguardo i suoi sentimenti per Silvia Provvedi, la gemella delle Donatella che lo ha seguito nei tre anni più difficili e complessi della sua vita. Lo scorso 22 settembre, ospite a Verissimo, l'ex re dei paparazzi aveva raccontato a Silvia Toffanin di non essere mai stato innamorato di Silvia. Quelle parole, poi, sono state riprese e modificate attraverso un'intervista esclusiva pubblicata su Chi. Corona aveva dichiarato che nel momento della registrazione del programma del sabato pomeriggio di Canale 5 si trovava in uno stato di grande shock a causa di un furto. Era molto scosso e, in quel momento, la colpa pensava fosse di Silvia. Poi è entrato nella casa per parlare con l'ex fiamma, le ha chiesto scusa, ma nessun suo gesto ha fatto vacillare la giffina per tornare tra le sue braccia. Fabrizio parla di Silvia e del furto. Oggi Fabrizio Corona tornerà in studio a Verissimo per raccontare la sua nuova relazione, quella con Asia Argento, e raccontare che tipo di speranze aveva nei confronti di Silvia Provvedi. Non sono entrato nella casa per ritrattare quello che avevo detto qui, ma per chiederle perdono per come l'ho detto. Ero molto arrabbiato per una cosa che era successa qualche giorno prima di venire ospite a Verissimo. Mi hanno fatto un grandissimo furto in casa, con delle cose particolari messe in posti particolari, che sapevano soltanto due persone oltre a me. Circa 15 giorni prima di entrare al GF, prosegue, ho scoperto chi è stato, perché questa persona ha confessato davanti alla polizia, c'è una denuncia e tuttora ci sono delle indagini in corso. Non mi aspettavo una cosa del genere da una persona che ha vissuto 15 anni con me, la mia migliore amica. Quindi quando sono entrato nella casa del Grande Fratello per chiederle scusa mi aspettavo che mi abbracciasse e che tornassimo ad avere un rapporto di amicizia. Asia può tenersi Fabrizio. Dopo aver scoperto chi realmente lo avesse derubato, Fabrizio Corona ha voluto chiedere scusa alla sua ex fidanzata, ma il pomeriggio prima di entrare nella casa, racconta, di aver fatto un incontro fortunato. Quello con Asia Argento. La nuova relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento è diventata di dominio pubblico e così anche Silvia Provvedi lo ha scoperto durante l'ultima puntata del Grande Fratello VIP. Il direttore di Chi,
Alfonso Signorini, ha raccontato alla concorrente la nuova relazione. Cara Silvia, questa settimana è uscita una copertina con Fabrizio Corona, si è consolato in fretta tra le braccia di Asia Argento, ma la cantante non è rimasta più di tanto turbata e ha risposto con un secco se lo può tenere. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.